convento di Sant'Antonio in Mercato San Severino per illustrare e pubblicizzare il nuovo presepe che hanno attuato alcuni presepisti, 10 quasi in tutto, e qui abbiamo padre Mimmo Marcichiano che ci spiegherà appunto il significato simbolico ed esoterico riguardante la figura di Gesù anche del presepe. Il presepe 2014, quali novità? Ma novità è sempre particolare perché è concepito come un borgo nel quale si entra e quindi si prende vita nella vita del presepe stesso. E chiaramente, come nella migliore tradizione francescana, il presepe assume sempre una valenza profondamente di un messaggio evangelico, chiaramente, attraverso quello che è la bellezza e la particolarità, insomma, della cura dei particolari, di questa paesaggio in cui Gesù ha sperimentato insieme alla sua famiglia Maria Giuseppe e con un vissuto quotidiano. L'intento è quello di entrare in questo vissuto, e essere parte integrante di questo aspetto particolare del tempo di Gesù. Il dono della grazia, quindi la venuta del Cristo, Verbo incarnato, attraverso questo ingresso che porterà poi ad introdurci appunto al mistero dell'incarnazione, della verbosità del Verbo. E quindi quest'anno quale significato? Abbiamo parlato di trasfigurazione forse in questo presepe, il segno dell'agnello, eccetera. Sì, durante lungo il percorso, il cammino è appunto concepito come un cammino, come un pellegrinaggio in qualche modo, giungendo alla grotta, no? Al luogo dell'incarnazione. Si trovano dei segni che ci sintetizzano proprio la vita di Gesù, quindi dalla nascita appunto, poi c'è l'Eucaristia in una casa, quindi il clima della familiarità, come anche il colle del Calvario con la croce, come punto culmine dell'incarnazione di Gesù. E come ci ricorda San Francesco, che particolarmente sottolineava l'umiltà dell'incarnazione, la carità della passione. Quindi vuole essere in questo senso un messaggio unico, come abbiamo detto, è un messaggio del Vangelo, quindi Cristo che si incarna nella storia ed è parte di questa storia. Materiale povero di riciclo, dunque, cartone, carta, legno, ferro, polistirolo. Come si sono impegnati? In genere i presepisti iniziano il 5 ottobre per tradizione, ovvero dopo San Francesco che realizzò il primo presepe vivente nel 1223 a Greggio, e quindi la povertà del Verbo, del Cristo. Ora ci può illustrare praticamente come sono i pastori che sono del Settecento e gli altri simboli del presepe? I pastori sono della migliore tradizione napoletana, appunto del Settecento, restaurati ma ben conservati, sono una preziosità di questo convento. Il materiale, come è in uso appunto nel classico presepe napoletano, tutto ciò che può sembrare non essere utile o da buttare viene riciclato perché si possa appunto fare tutto con dovizia di particolari, con cura, con attenzione, con pazienza. C'è questo gruppo di bravi, possiamo chiamarli presepisti, che da anni si impegnano appunto subito dopo San Francesco un lavoro di 2 mesi per allestire, e lo fanno veramente con passione, con amore, con competenza e con tanta dedizione. Sono 24 pastori alti circa 90 centimetri del Settecento, immagino che li custodiate molto gelosamente. Certamente, come anticipavo, sono tra le cose preziose che conserviamo, per cui c'è una certa cura, una certa attenzione, nel custodire il patrimonio che abbiamo ereditato. Altra cura è riservata appunto ai particolari, infatti si possono vedere edicole, scorci di pranzi, eccetera. Ci vuole illustrare un poco il resto del presepe? Sì, questa familiarità, no, del presepe entra anche proprio nel tessuto quotidiano, quindi all'interno di una casa, panni stesi al balcone, dialogo che in qualche modo avviene nelle vie tra questi personaggi, le edicole votive, richiamare proprio un paese, un borgo, come anticipavo prima, in cui si entra in una dimensione altra.
Lei sa che oltre a San Francesco d'Assisi, anche San Gaetano da Thiene, fondatore dell'Ordine dei Teatini, ha introdotto la tradizione partenopea del presepe, la scarabattola, quindi anche per il pastore Benino o Beniamino che dorme. Secondo lei, come dicono anche i critici, il pastore Beniamino o Benino assomiglia più al dormiente, quindi alla, all'irrequietezza, alla morte spirituale, oppure invece alla speranza, perché sogna e sogna qualcosa di positivo? Certamente sogna qualcosa di positivo. Ecco, il dormiente vuole essere colui che si riposa nell'attesa di una notizia, di qualcosa di straordinario che sta per venire. Ecco, questa è l'immagine bella, no? Di chi riposa tranquillo e sereno, e quindi questo ci dice anche appunto l'attesa di qualcosa che deve succedere, l'evento dell'incarnazione. Al di là del presepe, la parrocchia di Sant'Antonio fa anche iniziative molteplici, numerose, come ad esempio quella della Caritas. Ad esempio, la Caritas, a cui si appoggiano circa 100 famiglie di indigenti e bisognosi, attuerà la venuta di Babbo Natale per i bambini il 27 gennaio. Vuole dirci qualcosa a tal proposito? Sì, sono tante effettivamente le iniziative, quelle della Caritas diciamo un po' più importanti perché toccano un po' anche i bisogni delle famiglie. Sì, sono oltre 100, anzi molti di più, che sono assistite veramente con tanta attenzione e con il sostegno, ecco, di tanti volontari, ma anche di tante persone che continuamente, ecco, donano ecco, alla Caritas materiale sia alimentare che vestiario per sostenere queste persone. Ma sono tante iniziative, sono state fatte. Ecco, è stato fatto il mercatino della solidarietà, no? Da parte degli araldini che hanno lavorato, insomma, preparando tanti oggettini che il cui ricavato è stato messo a disposizione per opere di beneficenza. Poi la tombolata per il 30 dicembre, ecco, alle ore 20 del centro sociale, con una tombolata di beneficenza. Ecco, le iniziative sono tante, proprio per essere attenti anche ai bisogni sociali del territorio. E lo spirito di Natale, quindi, secondo lei si sente quest'anno tra uccisioni, madri che uccidono i figli, cose nefande, cattiverie? Si sentirà anche a San Severino e nella Valle Irno? Natale è comunque sempre una occasione per meditare, certamente, ma per fare spazio alla speranza. In un mondo in cui tante volte siamo avvolti da notizie certamente non belle, sia sul territorio che in maniera un po' più ampia nel mondo intero, ma il Natale non può e non deve mai venir meno nella sua essenza. Cristo viene e porta la salvezza e la dona. Dobbiamo saperla accogliere per avere questo sguardo di speranza e di fiducia in colui che è il nostro Salvatore. Il grande maestro Gino Noia, indimenticato e indiscutibile, diciamo, intellettuale della Valle dell'Irno, scomparso per un malore 3 anni fa. Cosa le ha insegnato Luigi Noia, che ha sempre amato fare presepi, in particolar modo in questa location così ricca e suggestiva di Sant'Antonio? Ci ha insegnato tante cose. La prima cosa, ad usare il materiale di recupero. Questo presepio, dobbiamo dire, è fatto tutto con materiale di recupero, a partire dai cartoni, alle stecche di legno, perfino le lampade sono in cartone, tutto in cartone rigorosamente donato. E quando noi chiediamo una cosa, la cosa più bella per lo spirito francescano, ci viene dato senza chiedere nulla in cambio. Quindi questo presepio è frutto delle donazioni di tante persone, tante persone che lavorano indefessamente dalla mattina alla sera per poter vedere realizzato questo sogno. E per quanto riguarda l'aiuto ai giovani, cosa può fare il convento di Sant'Antonio, in particolare il gruppo presepisti, come lavoro, diciamo, per allontanare i giovani dalla strada e per coinvolgerli in iniziative culturali? Noi li stiamo interessando, abbiamo creato un piccolo laboratorio presepistico dove facciamo dei piccoli presepi che poi vengono messi in palio con la lotteria per poter realizzare i fondi per poter comprare qualcosa per il nostro presepe. E i giovani, devo dire, c'è qualche giovane che viene, si sta interessando e speriamo che continui così. Quest'anno abbiamo deciso, a breve, dopo le vacanze, di iniziare proprio un laboratorio presepistico per far sì che anche i ragazzi si avviano a questa attività molto bella, che, io ripeto, io ho 60 anni, mi appassionato da quando ero bambino, e Gino è stato veramente un grande maestro perché ci ha fatto capire che ogni anno deve essere diverso e deve dare un messaggio nuovo. Come concilia i suoi tanti impegni con la passione per il presepe? Perché di passione si tratta, per voler riprodurre il simulacro, i personaggi della natività?
È una passione, la passione ti prende il tempo, esce il tempo, esce nei ritagli di tempo, e alle volte sacrifichiamo anche le nostre uscite, ma questo non è un problema. Alle volte facciamo anche mezzanotte, però lo facciamo con spirito di abnegazione e sapendo che alla fine il nostro lavoro sarà ricompensato nei cieli. Anche le sagome che adesso ci sono, che stiamo guardando bene dietro, sono frutto dell'opera dell'inventiva dell'architetto Giuseppe Pizzo. Ha collaborato anche in altri anni, c'è un gruppo coeso e coerente per quanto riguarda queste belle sagome, hanno fatto tutto loro oppure anche voi, anche Pizzo? No, Pizzo ha collaborato anche altri anni, un altro anno fece dei manichini con i volti dei sacerdoti quando rappresentammo la Porziungola e San Francesco che riceveva il bambino dalla Madonna, lui realizzò proprio San Francesco e altri due frati. Quest'anno ha fatto le sagome e devo dire che Pizzo è uno degli alunni di Gino, anche lui, che ha studiato proprio architettura seguendo le orme di Gino, quindi è un bel risultato anche questo. E io ho visto quest'anno proprio fare queste opere, che sono opere che sono state create dal nulla, da un disegno ho visto tutta l'elaborazione, mi sono proprio incantato, sono stato vicino per capire come, perché purtroppo ho un difetto visivo, alcuni colori non li vedo, però ho capito come si fanno le sfumature.